benvenuti con una nuova puntata di Parola al Direttore, come ogni mese in onda sulle fonti TV, in collegamento dalla redazione di Libero con il direttore Vittorio Feltri. Direttore, ben trovato. Grazie e un saluto a tutti voi. E prima di partire con questa nostra chiacchierata, direttore, dobbiamo fare però una premessa, perché in queste ultime ore si è scatenato il caos politico. Non sappiamo che cosa succederà, ma credo che a prescindere valga la pena fare qualche considerazione per comprendere meglio la realtà di fronte alla quale ci troviamo. Ti faccio una domanda diretta, che poi apre tantissime considerazioni, ma la domanda è questa: la politica è impazzita, non in queste ultime ore, ma già da un po' di tempo? No, c'è stata una degenerazione della politica che risale comunque a parecchi anni fa, è cominciata a parecchi anni fa, quando con l'inchiesta Mani Pulite sono stati distrutti i partiti tradizionali, per esempio la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, i Socialdemocratici e i Repubblicani. Da quel momento si è creato un vuoto che è stato riempito un po' alla Carlona, con dei partiti anche improvvisati. A parte l'esperienza di Berlusconi, che è durata parecchio, poi c'è stato solo il movimento dei grillini, i pentastellati, i quali hanno dimostrato di non essere all'altezza del compito. Qui però bisogna dare anche la colpa agli elettori, cioè agli italiani, che tutti dicono beh, gli italiani sono migliori del loro governo, diciamo, comunque della classe politica. Invece non è vero, perché il 33% ai grillini è stato dato dagli italiani, dagli elettori, e adesso ne pagano le conseguenze, insomma. D'altronde, un partito come quello del Movimento 5 Stelle, che si fonda su Vaffa è l'abbreviativo di vaffanculo, non mi sembra una base ideologica molto solida. E quindi pensare che un partito così, che nasce con quelle caratteristiche, non poteva che creare un caos infernale. Adesso è vero che, stando ai sondaggi, il Movimento 5 Stelle si è ridotto a poca cosa, poco più del 10-12%. Questo è vero, significa che ha deluso gli stessi che hanno dato il suffragio a questo movimento. Però il Parlamento ha ancora il 33% di grillini. Però appunto è da qui che si denota proprio la debolezza della politica, come si è detto, non delle ultime ore, ma già da tempi forse lontani. Per esempio, quando c'era Berlusconi si diceva: beh, c'è sempre Berlusconi perché non c'è nessun altro che può prendere il suo posto. È questo un po' il problema. Ma c'è stato anche Prodi nel frattempo, di esperienze. E anche con Prodi c'era comunque una certa stabilità, perché poteva anche non piacere Prodi, però comunque era un uomo politico di qualche spessore, questo non possiamo negarlo. E anche Berlusconi, a parte qualche mattana, poi comunque aveva un partito solido che funzionava decentemente, con delle personalità non di scarto, insomma. Infatti la debolezza poi della politica e del Parlamento soprattutto si denota da quello che giustamente hai ricordato tu. Alle elezioni il Movimento 5 Stelle ha preso il 33%, ora ha meno della metà. Il Parlamento però è nel pieno delle sue funzioni, e dirò di più, un partito come quello di Matteo Renzi, che poi ha scatenato la crisi, è sotto la soglia di sbarramento del 3%, ma proprio per i numeri risicati che abbiamo in Senato riesce a scombussolare tutto. Questa è la debolezza di cui parlavo, no, della politica. Sì, riesce a scombussolare tutto per un semplice motivo, che quel 3% che attualmente ha Renzi comunque è fondamentale per avere la maggioranza. Ecco perché ha un certo peso e quindi ha un po' spaventato tutta la classe politica. Comunque se a Renzi dovesse riuscire l'operazione di far sloggiare Conte, sono convinto che potrebbe guadagnare parecchi voti in caso di elezione. Cioè, se, perché fondamentalmente gli italiani vogliono mandare via Conte, quindi si ritroverebbero nell'operazione che ha fatto Renzi? Non tutti, evidentemente, non tutti, ma una quota notevole sì, non ne può più di Conte. E quindi è chiaro che se Renzi riuscisse a mandarlo a casa,
un notevole numero di persone riconoscerebbe a Renzi il merito di aver fatto sloggiare questo signore, che in effetti non è che si stia comportando in modo molto corretto. Ti faccio un'altra domanda, ma quindi il problema è Conte o il governo? Nel senso che i partiti di maggioranza che costituiscono il governo, o è proprio la figura di Conte che in questo momento è divisiva totalmente per l'Italia? Sai, la politica cammina sulle gambe degli uomini, e quindi è fatale poi riconoscere anche un eventuale capro espiatorio che potrebbe essere Conte, ma Conte non ha fatto niente per non essere attaccato con delle misure improvvisate, specialmente dopo la prima e la seconda ondata, diciamo, della pandemia. Insomma, si capisce che non sa che pesci pigliare. Poi anche certi provvedimenti restrittivi inutili hanno creato attorno a lui un clima di antipatia. Se pensiamo ai ristoratori che non possono neanche diciamo aprire a pranzo e che devono pagare il personale, devono pagare l'affitto, devono pagare tante cose, ma non lavorando sono la canna del gas. Questi non saranno mica contenti di Conte, no? Non credo che se certo. Entra in un ristorante chiuso, peraltro, abbia degli applausi. Ecco perché sono convinto che se Renzi ce la fa a mandarlo via, una quota di italiani tirano un sospiro di sollievo. Poi torniamo sul... Poi volevo dirti che poi tutti che non vogliono andare a votare, ma scusa, negli Stati Uniti in piena pandemia sono andati a votare e noi non possiamo andare a votare perché c'è la pandemia. Cioè facciamo dei discorsi illogici. Anche in altri paesi si è votato, nonostante la pandemia. Quindi sì, potremmo farlo anche noi. Sì, è vero, quello è vero, ma quindi ma a livello politico credi che sia più utile andare a votare a questo punto? Cioè tu andresti a votare, poi ripeto, sì. Vediamo cosa succederà. Sarebbe importante che il Parlamento assumesse le dimensioni e le caratteristiche volute dal popolo. E siccome il popolo ha dimostrato di essere scontento di questa gestione, tornare a votare significherebbe quantomeno sondare l'opinione pubblica. Ma chi vincerebbe secondo te se si tornasse al voto? Non lo so, che non siamo Nostradamus, no, solo per fare... Anche perché... E comunque io naturalmente non posso che riferirmi ai sondaggi, che non sono il Vangelo, però sono degli indicatori. Certo. Passando ai sondaggi, il centrodestra è in largo vantaggio sul... Certo. Quindi in queste ore chiaramente i partiti di maggioranza faranno di tutto per evitarlo, perché stando ai sondaggi chiaramente... No, ma soprattutto non vogliono andare a casa, perché fra l'altro siccome hanno diminuito anche il numero dei parlamentari con una legge recentemente approvata, quindi una quota notevole di parlamentari sa che non potrà essere rieletta, esatto. Perché mancano proprio i seggi, no? E poi Enrico, la crisi del coronavirus, abbiamo compreso, spero, tante cose. Si era parlato, no, della riduzione dei parlamentari come di un risparmio immediato per le casse dello Stato, quando ovviamente poi con il Parlamento in essere oggi non vale ancora, e soprattutto quindi il risparmio non c'è stato, cioè le casse dello Stato sono comunque è un risparmio risibile, con tutti i soldi che buttano via e poi si aggrappano a questa cosa che è veramente irrisoria. Sì, ma che poi di fatto non è. Non c'è ancora. E però diciamo che il coronavirus forse su certe cose spero ci possa illuminare. Poi non lo so, perché abbiamo la memoria un po' corta noi umani, cioè la memoria storica è sempre un po' corta. Ecco direttore, visto che hai parlato dei ristoratori come una delle categorie più colpite dal Covid, approvi la loro protesta? Hanno detto noi comunque riapriamo. Che sì, hanno ragione, scusami, perché non possono essere condannati alla disoccupazione. Poi naturalmente si poteva fare qualche mese di tirare la cinghia, ma non è che per tutta la vita questi qui non possono più lavorare, hanno investito dei capitali, non possono, basta che la riapertura non significhi creare altro caos, cioè bisogna rispettare delle regole, e sono questi signori che vogliono riaprire lo stesso, sono pronti ad applicare delle regole rigorose.
E quindi lasciamoglielo fare, che ci frega. Seconda crisi che si trova a gestire di governo, no? Perché la prima è stata col governo giallo-verde, con Salvini, quando ha deciso di staccare la spina al governo, ora Renzi. Cosa, che differenza c'è tra le due crisi, a tuo parere? Ma la differenza è notevole, perché allora se n'era andato Salvini perché era in forte crescita nel paese e sperava che Mattarella mandasse tutti a casa e si rifacessero le elezioni. Questo non è avvenuto e quindi si è creato una situazione anche paradossale, perché c'è stata la coalizione tra i 5 Stelle e il Partito Democratico, il quale fino al giorno prima aveva detto con tutti meno che con i grillini. Quindi si sono rimangiati quelli del PD un impegno che era stato pubblicamente preso. E questo ha creato disordine e anche sgomento in molti italiani. Poi naturalmente il governo ha cominciato a camminare, sia pure con molte difficoltà, e quindi la gente si è anche rassegnata, perché la gente pensa agli affari suoi, non è che sta tutto il giorno a pensare alla politica. Direi di no, soprattutto in questo momento. Ma visto che il tema economico, ristori, aiuti è fondamentale, e abbiamo parlato di una categoria, ristoratori tra le più colpite, ma insomma ce ne sono molte altre, non credi che però Renzi in questo modo abbia in qualche modo aiutato il governo a smarcarsi dalle difficoltà legate proprio agli aiuti, nel senso che potrebbe essere il classico alibi? Ma no, i ristori non arrivano, gli aiuti non arrivano, c'è stata la crisi di governo. Vabbè, ma la crisi di governo c'è da qualche giorno, anzi da qualche ora, e prima i ristori non arrivavano lo stesso. Ma il motivo è semplice, che lo Stato non ha soldi, è lo Stato più indebitato al mondo e vuoi che vada a prendere i quattrini da distribuire a destra e a sinistra, non è in grado, tant'è che qui adesso noi siamo talmente stupidi che festeggiamo i debiti, perché riceviamo non so quanti miliardi dall'Europa in prestito, ma i prestiti, come mi insegni tu, vanno restituiti. Con gli interessi. Io naturalmente quando facessi un debito non festeggerei, invece questi sono talmente scemi che festeggiano. E peraltro è su qui che si è giocata, tra virgolette, la crisi di governo, Recovery Fund, MES, perché poi dopo sono tutte quelle. Questo, insomma, gente non sa neanche che cos'è il MES. Proprio su questi debiti, perché poi sono soldi, debiti. Sono soldi che bisogna restituire. Ecco, visto che ti ho detto questa cosa di Renzi, mi sono chiesta io, no, se non abbia fatto in qualche modo un favore al governo, io faccio un collegamento. Non mi sembra un favore. Ho fatto proprio un tweet. Twitter, che ha oscurato il profilo di Libero, adesso è tutto rientrato. Che cosa sta accadendo anche sui social? Trump, Libero? Non c'è stata nessuna spiegazione. Questi qui ci hanno sospeso per 24 ore, non ricordo quanto, e non ci hanno detto per questo, per quel motivo. Non dicono niente. Quindi sono delle cose abusive dal mio punto di vista, perché è vero che sono aziende private quelle che gestiscono i social, però svolgono un servizio pubblico, quindi quando svolge un servizio pubblico devi rendere note tutte le manovre che fai e spiegarne i motivi, e invece questo non è avvenuto. Tornando per un istante ancora su Renzi, si parla di Maria Elena Boschi come ministro, cosa ne penseresti? La Boschi è una persona provveduta, a me non dispiace affatto, anche esteticamente devo confessare, e poi se è una donna che sa parlare, che sa stare al mondo, a mio giudizio, però se diciamo la Morgese fa il ministro, non capisco perché la Boschi non possa farlo. Perché ci sono tutti degli stereotipi, questo lo sappiamo. Peraltro Renzi ha parlato molto delle donne, dicendo che Italia Viva spesso viene criticata o viene vista con sospetto perché ha deciso di mettere in prima fila le donne. Le due ministre che si sono dimesse sono donne, e si è un po' scherzato sul fatto che non abbiano parlato praticamente mai nelle ultime ore durante la conferenza stampa, però. Non mi pare, la Bellanova anche ieri è stata 3 ore in televisione a parlare, quindi si è espressa come ha voluto, non c'è problema. E poi secondo me è ora di smetterla di
creare delle differenze uomo-donna, sono certo, persone, le persone che siano donne, che abbiano i capelli lunghi, che siano froci, che non me ne frega niente. No, ma io non ho dubbi, è solo che purtroppo la politica è fatta anche di tutte queste cose, tra le varie forze politiche che si attaccano proprio, no? Sì, le relazioni che vanno a, proprio che aumentano il caos che, vero, che vero. In qualche modo. Ecco, ma quindi lo scenario più probabile, quale potrebbe essere dietro? O meglio, quello più probabile, stando allo stato della politica, è quello che invece sarebbe più utile per l'Italia finalmente? Perché guarda, c'è un tale casino che è impossibile fare delle previsioni, fare delle ipotesi. Sì, si possono fare per gioco, però il rischio è proprio di non azzeccarsi, perché certo. Abbiamo visto che nonostante il governo sia in crisi, Conte non è neanche andato a parlare con Mattarella e a dimettersi, che sarebbe stato corretto, no? Non avendo più la maggioranza, invece non l'ha fatto. Non so cosa potrà succedere. In ogni caso, io credo che la cosa più seria sarebbe tornare a votare per fare un po' di chiarezza, per vedere quali sono le forze che rappresentano il paese. Certo. Queste non mi sembra che rappresentino il paese. Se no, al posto di Conte, chi ci potrebbe essere? Perché quelli che parlano per esempio di Draghi non sanno quello che dicono, perché Draghi è una persona molto intelligente, molto capace, molto bravo, per cui non potrebbe mai essere talmente scemo di andare a dirigere la banda del buco, che è una... Chi glielo fa fare sostanzialmente? Non lo farebbe mai. Non tanto come premier, ma si è parlato di un ritorno sulle scene di Mastella. Mastella è così... un politico navigato, ma non è che possa fare, non capisco, al massimo farà il sindaco, non so. Ti faccio anche una domanda per avviarci a conclusione su Grillo, che voglio dire, tu hai ricordato gli esordi, no? Gli inizi del Movimento 5 Stelle, che all'urlo del Vaffa in qualche modo si sono posti come coloro che avrebbero dovuto cambiare la politica. In queste ore Grillo ha detto addirittura mettiamoci tutti insieme per cercare di risolvere la crisi, cioè addirittura ha aperto al mondo politico, ecco questo. Sì, a tutti. A tutti. Cioè, quello di Grillo è una pippa, assurda e pertanto non va neanche presa in considerazione. È impossibile che in un momento caotico come questo, chi ha provocato il caos faccia società tra di loro, senza più una democrazia, senza più l'opposizione, che democrazia è. Certo, sì, e poi insomma la progettualità, che in questo momento può andare ancora di più a ramengo, insomma, perché come si fa a... Ecco, e per quanto riguarda appunto le restrizioni, ancora rischiamo davvero di essere bloccati per mesi, fino alla primavera, insomma, con peraltro già tutto semichiuso e i numeri che, a quanto ci dicono, continuano a lievitare. Sì, questo anche dovrebbe far riflettere, però vediamo invece che nessuno ha un po' di coraggio per rivedere anche le proibizioni. È chiaro che non si può vivere tutti ammassati, questo è da escludersi, però insomma si potrebbe trovare il modo di conciliare l'esigenza di tutelare la salute con l'esigenza di lavorare, perché sennò tra morire di Covid e morire di fame non c'è una gran differenza, sempre di morire si tratta. Sono tutte collegate. Va bene, direttore, direi che restiamo in attesa di sapere quello che succederà. Comunque queste valutazioni credo che fossero necessarie da fare, indipendentemente da quello che succederà, perché per qualche mese ancora credo che l'incertezza regnerà sovrana, sia da un punto di vista sanitario, economico, ma soprattutto politico. Cioè, in realtà l'instabilità politica la respiriamo da tempi immemori, cioè non ricordiamo nemmeno quando è iniziata l'instabilità, forse. Praticamente fin dall'inizio, perché anche quando si è creata l'alleanza Grillini-Lega non è che fosse una cosa così interessante, si sapeva che prima o poi avrebbero litigato, non hanno litigato clamorosamente, ma comunque la frattura c'è stata, tant'è che il primo governo se n'è andato a casa ed è rimasto Conte. Fatto strano che lo stesso Presidente del Consiglio abbia fatto
il capo del governo con una maggioranza e poi con un'altra. Questo anche è un po' comico. E come spesso purtroppo facciamo in politica, indipendentemente dal colore, smontando quello che è stato fatto precedentemente, certo, peraltro sì, con una sì, stessa sì, fetta di governo, sì, di partito, sì, no, sì, di maggioranza. Che hanno partecipato a decisioni che poi contestano. Sì, certo. Sì. Abbiamo dimenticato qualcosa? Non credo. Non so dire, però direi che non credo, sono... perché in queste ore non si fa che parlare di politica, di quello che succederà a Roma, eccetera. Fra l'altro tutti dicono la loro, ma nessuno ha neanche la più pallida idea di quello che accadrà. Certo, vabbè, poi invece il resto, sicuramente la nostra promessa di fidanzamento ce la siamo proprio dimenticata. Beh, quella... perché, ma adesso con la crisi di governo come facciamo? È molto difficile, governo, proibizioni di ogni tipo, è impossibile anche circolare. Ristoranti chiusi, non si può bere neanche un caffè. Quindi... No, però leggo prosecco record di vendite, che sì, l'avete messo sì, in evidenza, quindi un prosecco si può bere lo stesso. Si può bere, però lo puoi comprare al supermercato o comunque in una sì, enoteca. E poi si può consumare sul marciapiede. Allora, dove vuoi, però comunque è interessante questo fatto che i veneti sono riusciti a trasformare un vino tutto sommato modesto in una... prelibatezza che viene gradita da tutti, poi da quando c'è la moda dello spritz, allora il prosecco è diventato indispensabile. Assolutamente, allora la prossima volta se saremo ancora limitati, bloccati, quantomeno faremo un brindisi con un bicchiere di prosecco. Sì, quello sì, e poi proseguiamo con un fidanzamento platonico. Eh sì, per forza, dobbiamo proseguire così. Non c'è scelta. Va bene, grazie. Grazie. Vittorio Feltri, ci vediamo alla prossima puntata di Parola al Direttore. Molto volentieri. Grazie. Arrivederci.